Eh sì, hai capito. Non posso non avvicinarmi al grande Mike per ringraziare tutti coloro che hanno seguito la prima puntata del Tubo delle Vittorie, chi mi ha scritto messaggi di complimenti, ma anche di consigli, di suggerimenti, e soprattutto un ringraziamento in particolare va alla Fondazione Mike Buongiorno e a Nicolò Buongiorno per aver visionato, supportato e condiviso la prima puntata in omaggio a Mike, che è stata una partenza veramente pazzesca. Adesso è arrivato il momento di cominciare con la seconda puntata. Io devo raggiungere la mia postazione, ma prima non può mancare 3, 2, 1, la sigla! Borracino vi invita Varietà, gioca per l'Italia il sottoscritto Giuseppe Borraccino. E allora benvenuti in questa seconda puntata del Tubo delle Vittorie. Qui con me c'è il nostro tricolore che ho orgogliosamente sbandierato. Mi trovo in tenuta decisamente diversa dalla precedente, molto più sportiva, ed ho un fischietto al collo. Beh, molti di voi sicuramente hanno già capito, già dall'anteprima, a cosa mi riferisco. Mi riferisco ad una manifestazione, un evento che con la televisione, attraverso lo sport e il divertimento, ha unito l'Europa. E allora oggi vi spiego cosa sono stati i Giochi senza frontiere. Carissimi italiani e carissime italiane, benvenuti al messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica. Diciamo che l'ambiente è diventato un po' quello. Ma comunque, i Giochi senza frontiere, per dirvelo in parole molto povere, sono state una sorta di olimpiadi realizzate per i paesi europei in chiave leggera e divertente, organizzati dall'EBU OER, ovvero l'Eurovision Broadcast Union, quell'organizzazione che riunisce tutte le televisioni europee e realizza tuttora l'Eurovision Song Contest. Ecco, se i giochi esistessero ancora oggi, forse si chiamerebbero Eurovision Super Games o Eurovision Game Contest, per capirci. Ma all'epoca erano semplicemente i Giochi senza frontiere, proprio con lo scopo preciso di andare oltre ogni diversità e abbattere qualsiasi frontiera ci fosse fra le varie nazioni. Dei giochi sono state realizzate ben 30 edizioni tonde, le prime dal 1965 al 1982, qualche anno di pausa per poi riprendere nel 1988 e proseguire per altri 11 anni. Funzionavano in maniera molto semplice: in ogni puntata ciascuna delle le nazioni partecipanti, che potevano variare dalle 5 alle 8 in ciascuna edizione, gareggiavano portando una squadra rappresentante una propria città, sempre diversa di puntata in puntata, con l'obiettivo di raggiungere il maggior numero di punti per poi accedere alla finalissima e vincere l'intera edizione. Ma in che modo? Attraverso le prove, le svariate prove, i tantissimi, oltre 1500 giochi che si sono alternati nel corso degli anni, fatti di scenografie maestosissime e coloratissime, giochi bizzarri e alquanto spiritosi. Due, gli elementi storici di ogni puntata, le grandi caratteristiche del meccanismo dei giochi. Il primo era il cosiddetto fil rouge, ovvero una prova individuale alla quale di volta in volta, a turno, ciascuna delle nazioni doveva sottoporsi in solitaria. E poi il grande simbolo dei giochi, il jolly! Quando una squadra si sentiva particolarmente forte, pronta, determinata in un gioco, poteva giocarsi il jolly e quindi raddoppiare il punteggio totalizzato. Se permettete, ora però me lo levo perché mi si sta bloccando un po' il sangue al cervello. Dove lo mettiamo? Ah, lo mettiamo qui, lo mettiamo in testa al nostro piccolo ubriaco. E anche la bandiera non scherza. Sul nostro piccolo ubriaco, tranquilli, non ha problemi di alcolismo. Si chiama così perché è una caricatura del sottoscritto ideata da un mio carissimo amico in Spagna. E in Spagna borraccino, a quanto pare, rimanda la parola borraccio, che vuol dire ubriaco in termini amichevoli. Io essendo borraccino più piccolo, lui è il piccolo ubriaco, la mascotte ufficiale del Tubo delle Vittorie, che troverete anche nelle prossime puntate, a differenza della bandiera italiana. Ma oltre a questi due elementi, io ne aggiungerei un terzo, che per me è davvero la cosa più bella di questo programma: la sigla!
La sigla dei giochi è davvero identificativa e mi vengono i brividi solamente a nominarla. Tra l'altro veniva trasmessa sempre assieme, preceduta da quella dell'Eurovisione, che era il classico Te Deum, quello che conosciamo tutti come... Quando partiva la sigla dell'Eurovisione ti sentivi importante, sapevi che stava per cominciare qualcosa di veramente entusiasmante, coinvolgente, una grande festa. Ma il bello dei Giochi Senza Frontiere era lo spirito goliardico, spensierato, divertito, entusiasta che ogni nazione metteva nel partecipare e che si riversava poi anche da chi da casa si riuniva attorno al televisore per tifare la propria città o il proprio paese. Dire Giochi Senza Frontiere voleva dire estate, perché era il grande gioco che durava tutta l'estate e ogni puntata era realizzata in un paese diverso tra quelli in gara, in una versione itinerante, una sorta di grande viaggio in Europa tra temi e scenari sempre differenti. Dalla Grecia ci si spostava poi in Francia oppure in Germania, nel Regno Unito, per poi passare alla Spagna, in Svizzera, nei Paesi Bassi, in Portogallo e naturalmente in Italia. L'Italia ha vinto ben 4 volte, compresa l'ultima edizione che fu interamente da noi ospitata sull'isola di Capo Rizzuto in Calabria. Ma chi erano i primi tifosi in assoluto? Ovviamente i conduttori. Ogni televisione che trasmetteva in Eurovisione i giochi mandava sul campo i propri presentatori, che spesso interagivano anche tra di loro, ma che fondamentalmente erano i commentatori di un'appassionata telecronaca di quello che succedeva, di prova in prova. In Italia tanti sono stati coloro che si sono susseguiti alla conduzione, ma forse il volto femminile più legato alla storia della manifestazione è sicuramente quello di Rosanna Vaudetti. Voi direte, chi è Rosanna Vaudetti? Ebbene, surprise, surprise, è qui con noi Rosanna Vaudetti, in collegamento telefonico. Signora Vaudetti è in onda, benvenuta. Buonasera, buonasera a lei e buonasera a tutti quanti. Guardi, io... di questa bella trasmissione, bravo Giuseppe. Grazie mille, grazie mille. Io non posso che ribadirle davvero il mio onore e piacere nell'averla qui. Lei è la prima ospite del Tubo delle Vittorie. Oh là là. Vorrei chiederle molto velocemente, lei che ha condotto tante edizioni negli anni 70 dei giochi, cosa sono e cosa sono tuttora per lei i Giochi Senza Frontiere e magari anche un aneddoto inedito che non ha mai raccontato. I Giochi Senza Frontiere hanno rappresentato un gioco che divertiva, appassionava le intere famiglie, dai bambini ai genitori ai nonni, e hanno rappresentato anche un ideale, l'ideale dell'Europa Unita, e anche se si battagliavano tra loro le varie squadre, in realtà lo facevano in modo amichevole e scherzoso. Allora ancora non c'era l'Europa Unita, ora c'è, e chiaramente gli Eurogames assumono un significato diverso, lo saranno proprio i Giochi Senza Frontiere, perché l'importanza dei Giochi Senza Frontiere la gente pensa ancora con affetto. Quindi sono sicura che Hillary Clinton e Alvin li sapranno farli vivere con tutta la loro verve e la loro professionalità. C'è un episodio, caro Giuseppe, se vuoi che te lo racconti. Certo! Una volta erano molto severi nel far entrare le persone, eccetera, anche perché c'erano ragioni di sicurezza, erano
tante delegazioni straniere, quindi c'era una stretta sorveglianza, potevano entrare e stare in questo, campo giochi, come un film spettacolare di oggi, insomma, no? Per questi costosi e spettacolari, un colossal, noi dicevamo un colossal, ecco, era un colossal televisivo, e allora dovevamo avere tutti quanti un badge attaccato, un segno di riconoscimento attaccato al collo. Anche i commentatori, quindi, anche e soprattutto voi che eravate coinvolti così da vicino. Certo, si provava più volte, no? E allora il giorno della trasmissione io non ce l'avevo, non ce l'aveva nemmeno il regista, perché ormai eravamo al momento di andare in onda, quindi non avevo vestito di scena, il regista l'aveva lasciato nella regia. Siamo usciti un attimo a prendere un caffè e quando è stato il momento di entrare non ci hanno fatto entrare, e siccome era una trasmissione che andava in Eurovisione in diretta, la trasmissione è partita lo stesso, perché a un certo punto, quando c'era l'ora stabilita, tutti i paesi erano collegati e quindi andava in onda la sigla, e quindi è partita la trasmissione, il regista e la presentatrice, che era io, eravamo fuori, poi insomma hanno capito, ci hanno fatto entrare, io di corsa nella mia postazione, lui di corsa nella cabina regia. Benissimo, prima di salutarla, signora Vadetti, vorrei mi esaudisse due sogni. Il primo è che lei dica il mio motto, ovvero ripetere varietà, la parola varietà, per 3 volte, essendo io un estimatore, un sognatore del varietà vecchio stampo, sarebbe veramente meraviglioso se lo dicesse anche lei. Varietà, varietà, varietà. Grandissima! Un'ultima cosa e poi davvero la saluto e la ringrazio ancora per la sua disponibilità e la sua gentilezza. Dato che molti non lo sanno, molti giovani che non la conoscono, non conoscono il vissuto della storia della televisione, della RAI, della quale lei è una colonna portante, essendo stata una signorina buonasera, una annunciatrice, vorrei chiederle se mi annunciasse il prossimo ospite, che ci ha mandato un bellissimo videomessaggio, proprio come se fosse l'inizio di questa trasmissione. Dal tubo delle vittorie, Borraccino presenta la puntata sui giochi senza frontiere, interviene in trasmissione Claudio Lippi. Signore e signori, buonasera. Dal tubo delle vittorie, Giuseppe Borraccino presenta la puntata in cui sarà ospite Claudio Lippi. Fantastico! Grazie mille signora Vodetti, arrivederci, è stato un onore. Giuseppe, auguri, auguri a te e a tutti i telespettatori che ti seguono. Grazie mille, salve! E adesso Claudio Lippi. Buongiorno, è inutile dire che Giochi senza frontiere è forse la trasmissione che più di tutte le altre mi è rimasta nel cuore, una trasmissione che io avrei anche rifatto molto volentieri, ma purtroppo non so per quale motivo ho avuto una sosta definitiva e se ne parla ormai, ma non sento nell'aria l'ipotesi che sia ripresa, quantomeno dalla nostra RAI. Detto ciò, io vorrei salutare e ringraziare il grande Giuseppe Borraccino che mi ha dato questa occasione e un abbraccio cumulativo a tutte le amiche e gli amici del Tubo delle Vittorie. Quindi arrivederci a presto e allegria! No, questa è un'altra cosa, ciao! Allegria, allegria sempre, caro Claudio, grazie Big Lippi per questo enorme regalo. Un abbraccio a Claudio Lippi, che è stato tra gli altri veterani dei Giochi Senza Frontiere, avendone condotte 3 edizioni della versione classica e altre 5 delle versioni invernali. Dei giochi per questo primo appuntamento con l'edizione 1989 di Giochi Senza Frontiere. E infine, tra i conduttori storici, non posso non citare colui che ha preso a cuore la causa Giochi Senza Frontiere, che ha incarnato l'anima della trasmissione conducendola per ben 12 edizioni tra estive ed invernali. Detiene infatti il record mondiale di puntate condotte, che è ben di 103. The right is Barbara. Guido, stasera tocca a noi per una volta introdurre, to introduce, come dicono gli inglesi, i nuovi presentatori. Allora diciamo un cordiale benvenuto a Barbara Marchand. Buonasera a tutti, auguri. E a Ettore Antenna. Ci spostiamo nella zona dove ci aspettano le squadre. Un uomo che sta a Giochi Senza Frontiere come Pippo Baudo sta al Festival di Sanremo, non esagero. Si tratta di lui, Ettore Antenna. E noi potevamo farcelo mancare? Assolutamente no.
Eccolo! Salve, sono Ettore Andenna e oggi è una settimana importante, comincia una settimana importante perché giovedì ci sarà questo rifacimento su Canale 5 di una sorta di Giochi Senza Frontiere che chiameranno Eurogames. Voi sapete quanto io sia legato a quella trasmissione che mi ha dato veramente delle grandi emozioni, delle grandi soddisfazioni, non solo a me ma anche al pubblico che la seguiva. Quindi vediamo se riescono a farla ripartire e a ridare questo tipo di spettacolo e di programma al pubblico che se lo merita, anche perché un programma così non c'è più. Colgo l'occasione per salutare Borraccino, un fans sfegatato di Giochi Senza Frontiere, che ci fa rivivere questa trasmissione nel suo tubo delle vittorie. Ciao! Un saluto enorme, grande grazie a Ettore Andenna per questo videomessaggio. Io non so più cosa dire, è successo veramente di tutto, sono veramente felicissimo e privilegiato. Non abbiamo riunito forse ancora gli Stati Europei, ma abbiamo riunito i conduttori dei Giochi Senza Frontiere dopo ben 20 anni. Ed esattamente 20 anni fa andò in onda l'ultima puntata dei Giochi Senza Frontiere, precisamente il 31 agosto 1999. Fortunato e grazie soprattutto a tutti voi che ci avete seguito con affetto. Arrivederci al prossimo anno! Da allora i giochi non sono più tornati, nonostante migliaia e migliaia di petizioni, di proteste e di indiscrezioni. Eppure quest'anno, dopo 20 anni, sembra essersi mosso qualcosa per davvero, perché tra pochi giorni arriverà in Italia una nuova versione, un revival, un remake, come tra i tanti che hanno invaso la televisione, la musica e il cinema negli ultimi anni. Non si chiamerà però Giochi Senza Frontiere, bensì Eurogames, che voi direte fa figo perché siamo nel 2019, invece no, semplicemente perché Mediaset non ha i diritti per poterlo chiamare Giochi Senza Frontiere. Sarà infatti proprio la TV privata per la prima volta a ospitare questa manifestazione e non la TV pubblica come è sempre stato. Andrà in onda su Canale 5 a partire dal 19 settembre e sarà condotto per noi da Alvin e Ilary Blasi. Parteciperanno 6 nazioni, l'Italia, la Germania, la Spagna, la Grecia, la Polonia e per la prima volta in assoluto, non avendo mai partecipato ai Giochi Senza Frontiere, la Russia. Lo prendiamo come un timido tentativo di ricolorare un po' i rapporti fra i vari stati europei che negli ultimi tempi si sono un po' ingrigiti. D'altronde i Giochi Senza Frontiere nacquero proprio per quello, attraverso il divertimento unire l'Europa in segno di amicizia e promuoverne anche il turismo. E oggi in un mondo dove sì, forse le frontiere materiali, fisiche non ci sono, ma quelle mentali resistono ancora, dove la parola Europa fa spavento perché subito si pensa a fatti di entità politica riguardanti l'Unione Europea, una parola che fa storcere il naso a molti, si spera che questo ritorno possa ridare un po' di quell'atmosfera. Insomma, un ritorno senza frontiere. Alla prossima apertura!